coraggio di Lea Garofalo, la testimone di giustizia assassinata dall''ndrangheta nel novembre del 2009 a Larino. Si è svolta una iniziativa a lei dedicata. Oltre la frontiera è il titolo dell'evento organizzato dal Centro Culturale Afra, che ha visto a Larino la presenza di Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta il 24 novembre del 2009. Il ricordo e la coraggiosa testimonianza della donna che a viso aperto e a costo della sua stessa vita sfidò la spietata organizzazione criminale vivono attraverso l'impegno quotidiano nel sociale di sua sorella Marisa. Un impegno basato sulla memoria di Lea e sul coraggio di sua nipote Denise, che dopo aver denunciato i mandanti e gli esecutori dell'assassinio della madre Lea, vive da anni sotto protezione speciale in una località segreta. Lo Stato, con riferimento al rapporto che ha con i testimoni di giustizia, dopo l'assassinio di Lea, anche in questo caso, cosa è cambiato? Beh, a livello istituzionale penso che non è cambiato nulla, perlomeno questo è quello che so perché ho in amicizia tanti testimoni di giustizia, un po' quasi tutti, perché dopo la vicenda di Lea tutti mi hanno cercato il mio contatto, con alcuni ci conosciamo personalmente, con altri abbiamo solo amicizia su Facebook, però non è cambiato nulla purtroppo. Perché io dico sempre che Lea è stata una vittima di 'ndrangheta, ma anche di femminicidio e un omicidio di Stato, perché lo Stato commette un omicidio ogni volta che abbandona un testimone di giustizia, proprio come nel caso di Lea, perché Lea è stata abbandonata per ben 2 volte, Lea è stata tolta dal programma di protezione perché non era una testimonianza attendibile. Solo dopo la sua morte, purtroppo, come diceva Paolo Borsellino, in questo paese si deve morire per essere credibile. Dopo la morte di Lea, in realtà tutto quello che lei aveva detto alla magistratura corrispondeva tutto a verità. Ci sono state decine di arresti grazie alle dichiarazioni di Lea, però purtroppo Lea non c'era più. I testimoni di giustizia, lo ha detto lei, vivono ancora in una sorta di pericolo costante. Quindi lo Stato dovrebbe fare di più, secondo lei, per tutelare i testimoni di giustizia? Certo, innanzitutto dovrebbe fare molto di più, innanzitutto occupare queste persone perché quasi tutti i testimoni di giustizia non hanno un posto di lavoro, mentre c'è una legge che dice che i testimoni di giustizia dovrebbero essere assunti nelle strutture pubbliche, però nessuno di loro lavora in queste strutture pubbliche. Quindi ci deve essere sicuramente maggiore attenzione da parte delle istituzioni per i testimoni di giustizia, mentre c'è più attenzione per i collaboratori di giustizia in Italia, forse perché servono di più allo Stato. L'incontro, coordinato da Gianluca Venditti in qualità di responsabile del Centro Culturale Afra, ha visto il contributo del giornalista e scrittore Paolo De Chiara e di Massimiliano Travaglini del movimento Agende Rosse di Salvatore Borsellino.